Maggiore controllo del territorio, inflessione ai reati denunciati e azioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che hanno portato a 99 arresti e 115 denunce, oltre che al sequestro di 366 kg di droga e 7.203 piantine di marijuana. Questo è il bilancio dell'attività svolta dalla Polizia di Stato negli ultimi 12 mesi, reso noto in occasione del 165 anniversario della fondazione della Polizia. Una ricorrenza celebrata quest'anno nella splendida cornice di Palazzo del Carmine, un luogo voluto dal questore Giovanni Signer per dimostrare ancora una volta la vicinanza delle forze dell'ordine alla cittadinanza. Oggi celebriamo l'orgoglio di far parte di un'amministrazione che deve vegliare sul mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Oltre che a manifestare il nostro orgoglio, vogliamo dare alla città un segno di vicinanza. Abbiamo voluto proprio celebrare la nostra festa qui, al centro di Caltanissetta, in questo bellissimo palazzo, proprio per cercare di spingere quello che sarà il risveglio della città. Oltre 68.929 le richieste pervenute al 113 nell'ultimo anno, che hanno determinato 8.866 interventi. I reati denunciati sono stati complessivamente 1.176, 132 in meno rispetto allo scorso anno. Tra i reati in calo, i tentati omicidio, quelli a sfondo sessuale e i borseggi. Denunciate in stato di libertà 846 persone, tratte in arresto 92 in flagranza di reato e 212 su disposizione dell'autorità giudiziaria. Con l'intento di migliorare la sicurezza e la sua percezione da parte dei cittadini, è stato rinnovato l'impulso all'attività operativa di prevenzione da parte delle pattuglie impiegate nel controllo del territorio. Una festa, quella della polizia, celebrata a pochi giorni di distanza dai vili attentati che hanno inseguito l'Europa e che hanno portato anche in città l'attivazione di misure antiterrorismo per le processioni della Settimana Santa. Un momento ancora più importante questo, in cui si festeggia questa polizia, perché purtroppo veniamo da giornate precedenti che sono state caratterizzate da ulteriori attentati, che ancora una volta diciamo, testimoniano l'indispensabilità e la presenza fondamentale delle forze dell'ordine e della Polizia di Stato in questa occasione, che siamo più contenti ancora di celebrare proprio per la tutela che ci danno quotidianamente e anche nelle situazioni più gravi, insomma. 30 i riconoscimenti tra lodi ed encomi che sono stati consegnati ad altrettanti poliziotti che si sono distinti nel corso dell'anno per l'attività portata avanti. È stata approvata con 18 voti favorevoli ed un astenuto, Gianluca Bruzzaniti, la variante al piano regolatore generale che virgola il terreno e la zona dove è collocata l'antenna RAI e la trasforma in parco naturalistico e museo etnoantropologico per ciò che riguarda lo stabile che si trova accanto all'antenna stessa. La variante è votata in consiglio comunale non con poche discussioni sul punto. Infatti, se da un lato c'è stata l'unanimità, tranne un astenuto come si diceva, dall'altro in molti consiglieri di opposizione hanno chiesto chiarimenti sul destino dell'antenna stessa. Intanto c'è da dire che il Consiglio, come oramai consuetudine, si è potuto celebrare grazie ai numeri dell'opposizione. Esigua la maggioranza ormai relativa, già nella consistenza, ancora più esigua per l'assenza di numerosi consiglieri durante la seduta. Un punto a favore dell'opposizione che i più non hanno mancato di sottolineare. La delibera di variante passata dalla seconda commissione è un documento in realtà ereditato dall'amministrazione Campisi, che è stato licenziato dall'attuale commissione, ma lavorato dalla precedente. Dunque, l'ex presidente della seconda commissione consiliare urbanistica, Antonio Favata, ha sottolineato il lavoro fatto in collaborazione con l'assessore a ramo Andrea Milazzo e ha definito il voto alla delibera un atto di coraggio da parte del Consiglio. L'attuale presidente facente funzioni della seconda commissione, Salvatore Licata, ha parlato dopo aver approvato la variante e ha suggerito alcune soluzioni, tra le quali comprendere nel finanziamento che si andrà a chiedere per l'acquisto dell'antenna anche l'acquisto del terreno dove insiste. La più forte voce fuori dal coro, quella di Gianluca Bruzzaniti, che si è astenuto perché ha giudicato la delibera inutile rispetto ad un progetto che manca da parte degli uffici, e pochissime sono state le risposte che gli sono state date, che non sono state sufficienti a soddisfarlo. In realtà il problema del dopo variante, ovvero quanto si dovrà spendere per l'acquisto dell'antenna ed il piano di acquisto. Numerosi sono stati gli interventi dei consiglieri su questo argomento che hanno interrogato l'assessore Tumminelli. 570.000 euro circa è la cifra prestabilita, che dovrebbe scendere almeno a 300.000 euro, almeno così è stato auspicato ed è stata l'opinione comune.
Ci vuole un progetto chiaro, ha ribadito Adriana Ricotta, che però al momento della votazione è uscita dall'aula. In sostanza, da ciò che si è compreso dai vari interventi dell'assessore, questo è solo il primo passo di un progetto che dovrà ancora essere messo in atto, al quale gli uffici stanno ancora lavorando, ovvero mettendo mano. E questa è la ragione della polemica di Bruzzaniti. Senza progetto non sappiamo cosa andiamo a comprare e quanto andiamo a spendere. In realtà l'unica cifra reale è il prezzo di vendita, per il resto l'assessore ha detto che sulla manutenzione Rai Way non ha comunicato le cifre precise perché le considera dati riservati. E la messa in sicurezza dell'antenna è uno dei nodi focali del progetto che dovrà stilare il comune. Il fatto è che ancora non è chiaro come e quanto. Al momento gli uffici consigliano un mutuo come unica soluzione di acquisto e questa soluzione non passerà indolore sicuramente dal Consiglio Comunale perché è l'organo competente. Soddisfatto Andrea Milazzo, assessore alla pianificazione strategica con la Giunta Campisi, per l'approvazione del Consiglio Comunale della variante al piano regolatore. Da oggi può cominciare la programmazione per la fase esecutiva per la realizzazione del parco naturalistico ed etnoantropologico. Finalmente da oggi si può cominciare a programmare su quest'area e si può cominciare a effettuare una seria previsione di quelli che possono essere gli investimenti, chiaramente che devono essere programmati con finanza pubblica, per realizzare questo progetto del parco naturalistico ed etnoantropologico, quindi la valorizzazione di tutti gli impianti per la radiocomunicazione, di cui alcuni risalgono a Guglielmo Marconi, e poi la fantastica valorizzazione di questo grande parco naturalistico che può finalmente costituire questo polmone verde e restituire alla nostra città quei parametri del verde su cui è sempre stata molto deficitaria. È un progetto che è iniziato tanto tempo fa, nel 2011, quando abbiamo cominciato ad avere i primi contatti con Rai, quando abbiamo avuto notizia che doveva dismettere il bene. Abbiamo portato gli atti in giunta, li abbiamo approvati, abbiamo predisposto questo progetto. Finalmente, dopo 4 anni, purtroppo, questo Consiglio Comunale è riuscito ad approvare questo provvedimento e ora finalmente questo diventa un primo importante passo per la realizzazione di questo importante obiettivo. I prossimi passi sono chiaramente ora la programmazione della fase esecutiva, quindi per esempio l'amministrazione, che in questo momento ha la grande opportunità dei fondi di agenda urbana, può prendere questo progetto, può farlo finanziare e andare a realizzare proprio questo intervento, che in questo momento così delicato per l'economia della nostra città potrebbe essere di grande impulso per un rilancio in chiave turistica e culturale della nostra città. Sono peraltro obiettivi che sono politicamente riconosciuti da più legislature, infatti va dato atto e va ringraziato questo Consiglio Comunale per aver colto questa occasione, materialmente, benché dopo tanto tempo, e chiaramente va dato atto anche all'attività degli uffici, quindi, che si sono succeduti nel tempo, che hanno aiutato la nostra amministrazione anche questa, quindi l'architetto Amico, l'ingegnere Tomasella, l'architetto Bellomo, l'ingegnere Dell'Utri, che hanno portato avanti questo procedimento e sono riusciti a concludere. Oggi si passa alla fase esecutiva, per cui non bisogna chiaramente distrarsi, e bisogna insistere su questo procedimento e dare ora consecuzione agli atti che la città ha voluto nel realizzare questo grande parco. Consigliere Bellavia, le ragioni di una scelta, la scelta di passare in maggioranza e soprattutto di aderire al progetto dei centristi per la Sicilia? Sì, una scelta ben ponderata sulla quale rifletto da un po' di tempo, perché come voi sapete ho fatto parte del gruppo misto, sono stato molto propositivo nei confronti di questa amministrazione e penso che le aspettative per creare un'area centrista, moderata, ispirata al Partito Popolare Europeo sembra essere sempre più concreta, fattibile e immediata, visto i prossimi appuntamenti elettorali sia a livello regionale che a livello nazionale. Lei adesso in maggioranza porterà avanti, diciamo, la causa dell'amministrazione? Senza timore di smentita, ho cercato di contribuire con delle idee, con delle proposte, con degli atti di indirizzo che fortunatamente sono andati in parte in porto, altri lo saranno a breve. Quindi sono stato sempre molto propositivo, continuerò a farlo sempre nell'ottica di migliorare la situazione della nostra città. La stessa cosa sarà la sua presenza nelle commissioni, adesso le rappresenterà la maggioranza.
Adesso rappresenterò la maggioranza nella commissione e spero di continuare a fare un buon lavoro. E allora, il primo blocco dei servizi è poco dedicato alla Settimana Santa, ma invece più dedicato alle cose, diciamo, più cogenti dalla politica all'antenna Rai. Intanto è alla festa della polizia che è stata fatta a Palazzo Moncada e anche tutto torna. Palazzo Moncada viene aperto alla città come fu aperto quando fu aperto la prima volta con quel convegno bellissimo, del quale io ho un ricordo particolare perché fu il mio primo pezzo di cultura al Giornale di Sicilia, un paginone bellissimo. Quindi ho un ricordo molto affettivo dell'apertura di Palazzo Moncada, ristrutturazione che è stata fatta secondo dei fondi comunitari europei, no? Sì. Allora, Palazzo Moncada viene riaperto alla città, dovrebbe essere ancora più utilizzato forse. Palazzo Moncada bisogna dire che anche grazie al fatto che in anni anche poco limpidi, poco luminosi, ecco, luminosi è meglio, dell'amministrazione pubblica, la Proloco lo ha aperto, vi si è insediata, ha curato l'allestimento del Museo Tripiciano. In questo anche la funzione di alcune competenze di eccellenza, come per esempio Rosanna Zaffuto Rovello, che ha lavorato a questo progetto, vanno segnalate. E quindi non ha corso il rischio di rimanere chiuso come tanti altri spazi, anche monumentali, molto belli della nostra città. È chiaro che per gestire uno spazio di quelle dimensioni, di quella levatura, è il palazzo barocco di architettura civile più grande della Sicilia interna, occorrerebbe una visione, che vada un po' al di là, della fruizione locale, che richieda anche un minimo di investimenti, non tanto solo monetari, economici, ma investimenti nel confronto con altre esperienze, con altre competenze di allestimenti, perché uno spazio del genere potrebbe veramente convogliare a Caltanissetta un turismo culturale costante, almeno per alcuni eventi l'anno, che potrebbero essere anche molto importanti. E questo non è, penso, presente nelle priorità che chi governa la nostra città fino ad ora ha indicato. C'è una destinazione d'uso di Palazzo Moncada? Ci fu una delibera? Certamente, faceva parte del progetto che ne finanziava il restauro e la ristrutturazione ed è una destinazione abbastanza aperta, cioè Museo dell'Arte Moderna e Contemporanea. Con questa edizione è aperta a tantissime possibilità la scelta rispetto alle attività che vi si possono ospitare, anche attività convegnistiche, se vogliamo, legate anche ad eventi espositivi, ma il palazzo è molto grande. Non è soltanto il pian terreno che è il più conosciuto, i saloni del primo piano sono straordinari da questo punto di vista. E poi adesso la parte che ha ospitato finora l'ufficio tributi penso che debba essere prossimamente in fase di ristrutturazione e potrebbe rappresentare un ulteriore ampliamento degli spazi. Di Non questo non bastano abbiamo solo gli notizia, spazi. di questo non abbiamo C'è notizia una perché. news che circola Ma i così, fondi ci ecco, sono. no, su questo non mi sento di essere più precisa, però se ne parla sempre più spesso. Secondo me andrebbe fatto, tra l'altro, perché sono locali di rilievo monumentale che oramai, rispetto alla destinazione che hanno, completamente dissonanti. Ormai ci sono tante scuole, purtroppo, in esubero anche lì vicino, e quindi perché non trasferirlo alla scuola media capuana, l'ufficio Dove tributi? hanno trasferito l'ufficio cultura e E anche altri infatti. servizi, anche altri uffici. La variante dell'antenna Rai è un problema che si è posto, intanto c'è il vincolo e quindi già è un primo passo. È un acquisto utile quello dell'antenna Rai o no? Io devo dire, sono molto sorpresa dal fatto che si sia parlato di un acquisto. E anche in termini economicamente molto onerosi per la città, perché la RAI non è un ente privato e il comune non è una impresa privata. E tra l'altro, visto che la maggiore spesa che la RAI non era più in grado di sostenere ed era quella La della manutenzione. manutenzione, si sarebbe, secondo me, potuto e dovuto negoziare
uno scambio non oneroso, per cui al comune veniva ceduta l'antenna e il comune si preoccupava di curarne la manutenzione per 99 anni, quanto di solito si mette. Il fatto che siano state impegnate centinaia di migliaia di euro per comprare da un ente pubblico qualcosa che alle istituzioni pubbliche servirà, a me è sembrata un'anomalia, probabilmente dettata da inesperienza. Correggo un attimo il tiro, non verranno impegnate, cioè immediatamente, si dovrà accendere un mutuo, quindi poi l'impegno... Cioè non... ancora peggio, perché la capacità di contrarre mutui è sempre stata per gli investimenti qualcosa di positivo per gli enti locali, però mutui che servano a produrre... più direttamente occasioni di lavoro, non ad acquisire patrimoni che poi richiedono ulteriori spese per poter essere messi in opera. Com'è questo Consiglio Comunale? In che senso? Come lo vedi questo Consiglio Comunale? Devo dire che lo vedo poco, perché rispetto alla lettura che gli organi di informazione locali propongono delle questioni che il Consiglio affronta, a me sembra che incrocino poco le esigenze più drammatiche della nostra comunità. Penso che stia diventando, ma non è solo un fatto del nostro Consiglio Comunale, se poi guardiamo per esempio all'Assemblea regionale è ancora più fantascientifica la contraddizione, persino al nostro Parlamento nazionale. Ormai c'è una dissonanza tra le priorità delle istituzioni o che le istituzioni si vogliono dare, sempre più focalizzate in un ambito ristretto, puntuale, e invece la drammaticità di questioni che fuori dai palazzi rendono la vita delle persone sempre più difficile, a volte insostenibile, e questo fa perdere rappresentatività alle istituzioni, sia locali che più nazionali o regionali, perché la gente non si riconosce più anche in un dibattito, anche aspro, ma su questioni che poi incrocino la propria vita quotidiana. La regia ci chiama il tempo, se no avrei fatto una domanda che diventava la domanda delle 100 pistole. Il consiglio comunale che tu hai vissuto più bello in assoluto, quello che ti ha dato più soddisfazione dal punto di vista dei temi, da consigliera comunale? Probabilmente la legislatura che è andata dal 1985 al 90, perché da consiglieri comunali siamo riusciti a mettere a segno una serie di obiettivi rispetto alle scelte urbanistiche e alle scelte di solidarietà sociale che hanno un po' spostato l'asse delle politiche pubbliche sulla nostra città. Mario Arnone, certamente, poi anche l'esperienza della giunta di programma, che un po' era parallela a quelle di Leo Luca Orlando a Palermo e di Enzo Bianco a Catania, il primo impegno della sinistra comunista nelle istituzioni cittadine, ha prodotto alcuni frutti. Su alcuni altri l'esperienza si è interrotta, però posso dire che è stato un momento positivo. Adesso dobbiamo andare in pubblicità. E adesso dobbiamo entrare proprio nel vivo della Settimana Santa per ciò che concerne il Mercoledì Santo, e ovviamente parleremo anche delle chiavi del Capitano, però guardiamo prima questi servizi. Il programma della Settimana Santa è scandito da numerosi appuntamenti nel corso dell'intera settimana, e così il Mercoledì Santo comincia la mattina con la processione della Real Maestranza. La sera invece per le vie del centro storico sfilano in processione piccoli gruppi sacri, le varicedde. Mentre nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile 2017 il capitano della Real Maestranza riceve nella sua abitazione le categorie della Real Maestranza. Prevista anche la visita da parte delle autorità cittadine, ma anche di enti e associazioni. A dare il proprio saluto al capitano Giuseppe Tumminelli, infatti, anche il vescovo della diocesi di Caltanissetta, Sua Eccellenza Monsignor Mario Russotto, insieme al vicario generale Monsignor Giuseppe La Placa. Tra i presenti anche il primo cittadino Giovanni Ruvolo, Leila Montagnino, presidente del consiglio comunale, o ancora il prefetto di Caltanissetta Maria Teresa Cucinotta. Devo dire, sentita dai cittadini, ma anche da molte persone straniere, abbiamo notato oggi una folla notevole. In questa folla abbiamo visto che c'erano anche molti stranieri, questo fa piacere perché è una tradizione, abbiamo detto anche col sindaco e col capitano, che va mantenuta e non va persa assolutamente.
Per questo è anche pregevole il lavoro che la Real Maestranza sta facendo con i giovani e anche con i bambini che oggi ci hanno accompagnato alla cerimonia proprio di consegna della chiave. Un messaggio veramente bellissimo. Perché noi sappiamo che in tutti i campi i bambini, i giovani sono la nostra speranza e quindi è fondamentale che queste tradizioni si proseguano con le nuove generazioni. Ma io sono felicissima e anche onorata, questo è il terzo anno che partecipo attivamente a queste manifestazioni. La Settimana Santa di Caltanissetta è la Settimana Santa, è l'evento più importante della nostra città. Gli sono felice, devo dire, stamattina ho visto tantissime persone, tantissimi cittadini e spero che la Real Maestranza possa sempre di più crescere. E quindi è importante anche l'attività che la Real Maestranza fa per le nuove generazioni, perché la nostra storia, le nostre tradizioni non devono mai morire. Un momento emozionante per il capitano della Real Maestranza che viene condiviso con l'intera famiglia. Accanto a lui infatti la moglie Margherita, i due figli Salvatore di 28 anni e Francesco di 25. La mattina del mercoledì santo, durante la processione della Real Maestranza, il capitano percorre le vie del centro storico. L'assistente spirituale della Real Maestranza consegna nelle sue mani il Santissimo Crocifisso e comincia così il corteo. Il maestro Giuseppe Tumminelli fa parte della Real Maestranza da circa 30 anni e nel 2017, all'età di 53 anni, ha assunto l'incarico di capitano, il sesto appartenente alla categoria dei carpentieri e ferraioli. Il primo capitano della categoria, infatti, fu eletto nel 1967. È stata un'emozione grandissima. Portare il crocifisso verso la calce, cioè, portare il crocifisso è stata un'emozione grandissima. Vedere tutti i miei colleghi che mi seguivano. E vedere tante persone della città, io veramente quest'anno, io da 30 anni che esco di Maestranza, ma quest'anno ho visto dalla città molta collaborazione, molte persone veramente che hanno seguito la consegna della chiave, la consegna del crocifisso, fatta, cioè assistita con molta serenità e molta folla veramente, molte persone interessate alle processioni della Settimana Santa. Mio figlio Salvatore, e mia moglie, mio figlio Francesco. Salvatore quest'anno lo vive con molta emozione. Molta emozione perché ogni anno prepara tutto il programma per la Settimana Santa per ogni capitano, fa i ricevimenti come stasera, ma per lui quest'anno è un modo particolare, è un modo diverso perché sono suo papà io. L'emozione è tantissima, faccio il maestro cerimoniere dal 2012, quindi ho gestito varie capitanate, però l'emozione di quest'anno è particolare. Avere un padre che realizza il suo sogno dopo 30 anni di capitano della Real Maestranza è veramente una bella emozione. Io praticamente da quando ero piccolo ho sfilato alla Real Maestranza, dall'età di 6 anni, poi ovviamente all'età di 15 anni ho smesso perché preferivo più che altro vedere la Maestranza sfilare dall'esterno, vedere effettivamente con la passione e il rispetto che provo per questa tradizione. Quest'anno soprattutto per me è un sogno, anche per me, che si realizza, perché vedo mio padre, uno di questi maestri che rappresenta con la più grande passione che io possa vedere. Sono davvero molto orgoglioso di questo. E allora, quest'anno abbiamo voluto, proprio come idea di redazione, abbiamo voluto dedicarci alle piccole cose, ad alcune piccole storie che riguardano la storia complessiva, no? Quindi la famiglia del capitano, chi scrive i libri sulla Settimana Santa, piuttosto che a raccontare le grandi tradizioni che pure i bambini di 2 anni già conoscono, come parlavamo poc'anzi a telecamere spente. E allora, abbiamo parlato della famiglia del capitano, di come vive, perché è un impegno importante per il capitano di quell'anno. Forse è il punto massimo dal punto di vista proprio della carriera per un artigiano arrivare a fare il capitano della Real Maestranza. Però prima di parlare di queste vicende storico-emotive, dobbiamo parlare di una vicenda che ha avuto a che fare con l'attualità, ma è una vicenda storica. Le chiavi del capitano.
È stato scritto di tutto e di più su queste chiavi del Capitano. Come storica, non tanto come memoria politica, ma come storica. In realtà è vero che questa tradizione è cominciata negli anni Ottanta, oppure c'è una voce che dice che ci sono carte molto precedenti. Sicuramente non è cominciata negli anni Ottanta e questo lo posso testimoniare personalmente perché ho frequentato la scuola media all'inizio degli anni 60 e quindi le ricerche che ci proponevano di svolgere i nostri professori erano proprio in prima media tutte centrate sulla Settimana Santa e abbiamo ricercato documenti, fonti, non solo negli anni 60. De visu, vedendo la processione, la consegna delle chiavi avveniva, ma consultando queste fonti, questi documenti, uno per tutti, Mulè Bertolo, che ricostruisce la storia del nostro territorio, c'era traccia, notizia, informazione e dettaglio su questa consegna delle chiavi della città, che tra l'altro faceva il paio con l'antica consuetudine di consentire al capitano della Real Maestranza di liberare un prigioniero, questa sì desueta da molto tempo, probabilmente da secoli già desueta, per le modifiche nell'ordinamento giudiziario e nell'ordinamento penale. Quindi a me è sembrato, devo dire, abbastanza superficiale antedatare agli anni Ottanta questo genere di tradizione. L'ultima innovazione che è stata introdotta nel cerimoniale della Settimana Santa risale ai primissimi anni 70 ed è la processione della domenica mattina, quella che vede la maestranza andare a prelevare il vescovo al palazzo episcopale e accompagnarlo solennemente in cattedrale. Quella, lo ricordo perfettamente, è stata istituita per iniziativa della Pro Loco, diretta allora in maniera indimenticabile dal dottor Giammusso, Giammusso. che pensò di istituire un momento che non facesse terminare con la morte del Cristo, del venerdì, le celebrazioni e quindi costruire un momento in cui la resurrezione e quindi la speranza che era connessa avesse una visibilità pubblica. Quella è probabilmente l'ultima innovazione. La consegna delle chiavi è molto antica, sicuramente secolare, è anche possibile che in alcuni anni sia stata interrotta, così come in alcuni anni persino la sfilata della Real Maestranza non si è svolta, gli anni delle guerre mondiali, cioè non c'è un continuum strettissimo, però sicuramente la data è molto anteriore. Poi il significato simbolico di quella consegna probabilmente parla del cuore antropologico di quella manifestazione, perché è il riconoscimento pubblico di quell'umanesimo del lavoro che le categorie artigiane e il capitano che le guida rappresentano in quel momento per tutta la città, un riconoscimento a quelle categorie di artigiani che non sono semplici lavoratori manuali, sono la creatività del lavoro manuale e industriale e andare ad eliminare poi con la sbrigatività un po' burocratica con cui si era annunciato, per fortuna non realizzato, l'evento quest'anno, a me è sembrato, se mi posso permettere, una piccola manovra di distrazione di massa anche rispetto ad altre questioni, magari più importanti, che erano in quel momento all'attenzione e che così sono state per un attimo annebbiate. Che ha fatto però, diciamo, che ha creato lo scuotimento all'interno di un organismo come Certo. quello della Real Maestranza, che ha avuto momenti di grande fibrillazione, lo posso dire personalmente perché, insomma, anche se si sono chiusi in un dignitoso silenzio Ma devo stampa. dire, il comportamento del capitano della maestranza è stato di una signorilità esemplare, non una sillaba di commento, veramente anche in questo, il mondo del lavoro, quando esiste, ci dimostra di quanta dignità sia ancora oggi portatore e queste sono le caratteristiche della classe dirigente di una società, queste sono le caratteristiche. Guardiamo l'ultimo blocco dei servizi.
È stata inaugurata la mostra del concorso fotografico Scattiamo la Settimana Santa, indetto dalla Proloco di Caltanissetta. Si tratta di più di 20 foto che caratterizzano la Settimana Santa nei suoi molteplici aspetti. L'esposizione nella sala mostre dell'Infopoint di Caltanissetta, ex Circolo dei Nobili, sarà aperta sino al prossimo 19 aprile. Resterà chiusa la domenica di Pasqua. I visitatori hanno la possibilità, in quest'ultima fase del concorso, di esprimere il proprio parere sulle opere. La foto che otterrà maggior numero di preferenze diventerà il volto della Proloco per la prossima Settimana Santa 2018. Se la Proloco ha voluto dare ancora una volta risalto alla Settimana Santa facendo questo concorso che ha organizzato grazie ai nostri volontari del servizio civile, una mostra a cui ha avuto grande successo perché ha avuto un'ampia partecipazione, 26 che hanno presentato opere, una giuria composta da Lillo Miciché, Curatolo e Avanzato, che sono due illustri professionisti fotografi della città che hanno esaminato le foto, le abbiamo esposte al punto informativo della Proloco e potranno i cittadini dare il loro giudizio su queste foto attraverso una scheda e alla fine sceglieremo un'immagine che riteniamo possa essere proiettata dalla Proloco come immagine della Settimana Santa per da qui al prossimo anno che rinnoveremo questo concorso. Ci sono delle immagini splendide delle nostre varie, delle nostre opere d'arte e anche diciamo, dei personaggi che seguono le varie. Caltanissetta ha un fiorire di professionisti ma anche di amatori della fotografia, ci sono associazioni come i fotonauti e molti amano andare in giro per la città con la macchina fotografica e cogliere momenti importanti della vita della città. E quale momento più importante della Settimana Santa? Per questo la Proloco ha ritenuto di dover fare questo concorso per premiare chi più di altri può dare un'immagine bella della nostra Settimana Santa. La storia della Real Mestranza e della Veronica, uno dei gruppi sacri che vengono portati in processione per le vie del centro storico la sera del Giovedì Santo, raccontati dal cavalier Carmelo Martorana all'interno di due libri. Il primo, dal titolo Real Mestranza 1756, parla della tradizione e attinge anche a ricerche di alcuni studiosi e tesi di laurea. Lo stesso autore ha fatto parte della Real Mestranza per molti anni, assumendo anche l'incarico di portabandiera nel 1954 o ancora nominato cerimoniere ecclesiastico nel 2000. Dopo aver fatto il cerimoniere di fatto, quindi praticamente ho avuto, per dire la verità, proprio di alcuni studiosi che sono a Caltanissetta che hanno scritto sulla maestranza. Quindi no, è una ricerca fatta di alcuni studiosi. Quindi è soltanto la storia della Real Mestranza che dai tempi far conoscere esattamente come era vero la Real Mestranza di un tempo. E io racconto praticamente un po' di storia mia, vissuta dal 1945, come io ho conosciuto la maestranza, che me l'hanno fatto conoscere i muratori che io frequentavo da ragazzo muratore. Quindi mi ha dato un po' impressione il cambio delle calze. La storia mia è importante quella, che mi sono tanto appassionato sul cambiamento delle calze che fino a tanti anni ho fatto il cambiamento delle calze, cravatte, eccetera, eccetera. Il secondo libro racchiude invece il racconto della storia di una delle vare, la Veronica, facendo anche riferimento all'Associazione Sacra Lega San Michele Arcangelo, di cui lo stesso autore è stato presidente, o ancora al restauro della Veronica. Io nel 2013 ho fatto un opuscoletto della Veronica, però mi sono accorto che non era in grado di poterlo presentare tanto bene. Oggi ho messo di nuovo la storia stessa che ho fatto nel 2013, cioè fare più esatta, più leggibile, più anche conoscenza, anche come premessa che ho cambiato tutto. È una storia della confraternita San Michele Arcangelo, cioè la Sacra Lega di San Michele, oggi associazione laicale San Michele. Quindi praticamente perché dal 1962 è stato in possesso del gruppo Veronica, quindi la Lega attualmente ha il gruppo Veronica e io per 20 anni sono stato anche responsabile di questo gruppo, però sono interessato sul restauro, ho fatto il primo centenario dell'associazione, ho fatto anche un gemellaggio a Sala Consolina,
fatto anche un gemellaggio con i paesi di Cerami e fino ad oggi quindi praticamente ho cercato di seguire e far conoscere esatto, sì, anche la provenienza della Verona come è nata. Proseguono gli appuntamenti con i riti della Settimana Santa, iniziata con la processione di Gesù Nazareno la Domenica delle Palme. L'intronizzazione del Santissimo Crocifisso prevede nel pomeriggio di martedì santo, 11 aprile 2017, un corteo accompagnato dalle note della banda musicale che parte dalla cattedrale per prelevare il Santissimo Crocifisso che viene portato in processione dal Gran Cerimoniere sino alla Chiesa San Giovanni e poi dall'assistente spirituale della categoria del Capitano, Carpentieri e Ferraioli, Diacono Raimondo La Greca, sino all'ex cappella dei Gesuiti nella Biblioteca Scarabelli, lì dove la mattina del mercoledì santo l'assistente spirituale della Real Maestranza, padre Michele Quattrocchi, consegna il Santissimo Crocifisso al Capitano. La preparazione dell'intronizzazione è per me una grande emozione, dalla cattedrale e questo tragitto già mi ha fatto, è molto suggestivo diciamo, perché c'è una grossa emozione già porta scendere, cioè nel giro siamo arrivati in piazza poi con la marcia della banda che mi ha fatto veramente emozionare, poi la cappella Gesuiti che insieme a mia moglie abbiamo messo il velo crocifisso, dico il velo crocifisso. Dico già, mi sento pronto molto, molto, molto per affrontare domani, vestito da capitano, portare il crocifisso. L'intronizzazione del Santissimo Crocifisso rappresenta un momento di grande devozione e di spiritualità per i fedeli e soprattutto per la Real Maestranza. Un'occasione in cui vengono coinvolte anche le famiglie. Presente infatti la moglie del capitano che porta il velo nel percorso sino alla Biblioteca Scarabelli e poi vela il Santissimo Crocifisso. Per la Real Maestranza, per il capitano, ma per tutti noi è un giorno importante, un momento di grande emozione possiamo dire, perché prelevare il crocifisso dalla chiesa della cattedrale per poi portarlo nella cappella del capitano, velarlo, la moglie del capitano che vela questo crocifisso, che lo rende ancora più passionevole, più segnale di quanta sofferenza possa avere in croce, questo ci dà ancora, ci fa sentire ancora più piccolo in confronto a quella che è stata la sua passione e morte, ma per fortuna c'è la resurrezione che poi ci salva da tante cose. È un crocifisso che sicuramente può dare a tutti noi delle lezioni, come si suol dire, in termini di misericordia, perché essere misericordiosi oggi è molto difficile, siamo tutti presi dalla quotidianità, dalle esigenze della monotonia della vita moderna e ci dimentichiamo di avere misericordia verso le persone bisognose, a Caltanissetta ce ne sono tante, verso chi non ha la fortuna che abbiamo magari noi di avere un lavoro. Si è sempre parlato di un progetto di rilancio, di ulteriore accrescimento del valore della Settimana Santa. Arrivano dei turisti, abbiamo visto in questi giorni anche dei gemellaggi in corso, tutti ovviamente organizzati sempre dal cerimoniale della Settimana Santa, continuano i rapporti, perché la bellezza di quelli che organizzano la Settimana Santa è che per noi dura soltanto una settimana, loro ci pensano veramente tutto l'anno e ci lavorano tutto l'anno. Vanno in Spagna, vanno negli altri paesi, insomma vivono di Settimana Santa. Però un vero progetto importante non è stato mai attuato, perché ci sono state delle difficoltà, come mai? Ma questo penso sia intanto un problema generale e in questo sono sostenuta anche da un dato. Leggevo proprio stamattina su quotidiani anche nazionali che quest'anno gli arrivi dei turisti in Sicilia, nei due aeroporti siciliani, quindi si tratta di un turismo diciamo agiato, non di un turismo casual o fai da te,
Sono aumentati gli arrivi dei turisti su Palermo del 20%, su Catania addirittura del 29%. Il tutto in assenza totale di una programmazione integrata da parte della Regione, ma soprattutto in assenza di una campagna promozionale che risponda alle caratteristiche del marketing moderno. Quindi in maniera totalmente spontanea noi ci ritroviamo ad avere queste potenzialità che ci indicano una priorità naturale e invece il lavoro delle istituzioni non mi pare ne stia tenendo conto. Anche per quanto riguarda il lavoro che le nostre associazioni cittadine tutto l'anno svolgono, è il segno di questa dissociazione. Cioè noi abbiamo avuto alcune associazioni che stanno sostenendo, dopo averla impostata, la candidatura all'UNESCO delle nostre manifestazioni pasquali, quindi con una capacità progettuale, soggettiva, collettiva, spontanea e non istituzionale, che non mi sembra stia facendo nascere un'attività istituzionale capace di sostenere questo sforzo. Si è parlato molto durante la vicenda delle chiavi del famoso registro dei beni immateriali, però se ne è parlato molto en passant e in realtà la concretezza di questo registro nessuno mai ce l'ha spiegata. Facciamo pubblicità e poi voglio capire bene anch'io perché non sono entrata nei meandri del significato. Andiamo in pubblicità. E allora, il registro dei beni immateriali. Cos'è? Ma il registro dei beni e delle attività immateriali è un registro regionale che in anni trascorsi, almeno un decennio fa, lo ricordo con l'amministrazione messana, ha visto la Settimana Santa Nissena, oltre a quella di San Cataldo, essere iscritta in questo registro che è un volano promozionale, oltre che una fonte anche per il futuro che cataloga, che classifica tutta una serie di esperienze che altrimenti le forme ufficiali dell'amministrazione burocratica avrebbero ignorato. Quindi la Settimana Santa Nissena ha queste caratteristiche di storicità, di rilevanza culturale antropologica e questo non può che essere di aiuto a quelli che vogliono fare della Settimana Santa uno dei momenti più importanti per tutta una serie di dinamiche di sviluppo socio-economico del territorio. Io in questo, rispetto per esempio al problema di cui parlavamo prima, cioè della riqualificazione del centro storico, vedo un nesso inscindibile, perché se si vuole riqualificare il centro storico, secondo me, oltre che riportare a vivere con l'edilizia popolare che ristrutturi le abitazioni delle famiglie, di persone, la costruzione di un tessuto di albergo diffuso, di bed and breakfast che vada a riqualificare con limitate risorse economiche molti immobili del centro storico potrebbe garantire alla nostra città una capacità che si espande, una capacità di accoglienza turistica che si potrebbe espandere a diverse centinaia di posti letto. E questo assicurerebbe quella famosa destagionalizzazione del turismo che porterebbe qui costantemente centinaia di presenze che potrebbero quindi svolgere una doppia funzione, indicare in concreto una prospettiva di lavoro e di sviluppo alla nostra città, valorizzarne il territorio e tutti i beni culturali che ne sono il patrimonio e riqualificare un tessuto urbanistico che renda anche l'integrazione dei soggetti che vengono da altri continenti qualcosa di diverso della segregazione reciproca che oggi noi viviamo. Perché se c'è chi si lamenta perché la sera non c'è niente da fare, ci sono soltanto giovani non italiani nelle piazze e nelle strade del centro storico, poi però non indica con altrettanta preoccupazione le difficoltà di condurre una vita sociale pubblica delle nostre famiglie, dei nostri giovani, dei nostri meno giovani in altre zone della città. Oramai la città vive segregata nei luoghi chiusi ed una proposta che è ancora teoricamente in campo, ma che io non vedo assolutamente
perseguire, che è quella del grande parco urbano della zona Balate, che poteva essere una risposta importante anche in termini economici e di lavoro da proporre subito, vedo che non emerge, non procede. Se opera di compensazione ci doveva essere rispetto alla famosa questione del raddoppio della 640, quale migliore occasione per farne una priorità? Avremmo costruito in poco tempo e con a questo punto una copertura finanziaria assicurata, un polmone verde attrezzato che diventava possibilità di ricostruire una vita sociale in un ambiente ecologico autentico, fare respirare i nostri quartieri di cemento diversamente e dare alla nostra città quella dignità che le città che hanno dei grandi parchi possono vantare. E allora il nostro tempo è finito. Grazie per essere stata con noi, per grazie aver impiegato il tuo tempo, insomma, a parlare della città. Comunque vedo che è un argomento che ti continua a stare tanto a cuore, quindi... E certamente, penso che se ognuno di noi avesse a cuore la città come casa propria, probabilmente le cose andrebbero meglio per tutti. Concordo. Quindi grazie e buona Pasqua. Buona Pasqua anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Buona Pasqua. E invece a tutti i nostri ascoltatori noi auguriamo un buon fine settimana nelle appunto festività pasquali e vi vogliamo lasciare con un video che ricorda un nostro collega che è andato via da questa terra 10 anni fa, lui era Michele Lopiano, ha lavorato per tanti anni con noi e quindi abbiamo voluto così ricordarlo nel decennale della sua scomparsa ed è un modo per dimostrare ancora a lui il nostro affetto e anche per continuare a stare vicini alla sua famiglia. Quindi con questo video dedicato al nostro collega noi vi salutiamo e vi rinnoviamo l'appuntamento alle prossime edizioni di GTFN Weekend.